Salve a tutti! Nello scorso episodio abbiamo assistito alla seconda vittoria di fila da parte dell'MST, che nonostante un pubblico ostile è riuscita a non distrarsi e a portare a casa i tre punti fondamentali. In questa settimana però i ragazzi di Mr. Fanti dovranno cercare di arrivare più preparati possibile alla sfida che li attende. L'obiettivo è chiaro, la striscia positiva deve continuare. A questo punto, che è passato un terzo del campionato, dovete decidere voi che tipo di campionato volete fare. Avete già visto quali sono le insidie di questo campionato. Avete visto quali sono le squadre fortissime, qual è il livello delle altre squadre, perché ormai abbiamo visto che sono quelle lì, anche combaciando guardando i risultati che fanno nelle altre partite. Quindi sta a voi capire che se venite al campo con la voglia e la determinazione che ci state mettendo da un po' di tempo a questa parte, a parte Camposanto, voi potete fare molto bene. O si decide di fare un campionato di un certo tipo, e bisogna essere bravi non solo in campo, ma anche, come vi ho detto, fuori, nella vita privata, arrivare al campo che non si è andati a letto alle 5 della notte o si è fatti i bagordi tutto il giorno prima, bisogna riposarsi quando si arriva qui la domenica e allenarsi con intensità come state facendo, però l'alternativa è fare un campionato di sofferenza che non si sa come vada a finire, ma sofferenza pura, è proprio grande. Questi sono i due piatti che ci sono in ballo. Quindi dovete deciderlo voi, perché ormai siete già grandini e avete già capito come funziona quest'anno. Bene? Allora sta. Avete delle domande? No. Bene. Ragazzi, ci siamo. Oggi è nuovamente domenica. Altra partita bella tosta. Però ragazzi, se riusciamo, tra virgolette, nell'impresa oggi, ci possiamo togliere veramente una grandissima soddisfazione, perché dopo un inizio un po' incerto del nostro cammino in promozione, adesso la squadra sta iniziando a girare. Adesso stiamo andando ad affrontare il Fossolo, una bellissima squadra appunto della provincia bolognese, e vediamo come andrà a finire. Spero di giocare meglio della partita scorsa, quindi il mio in bocca al lupo sarà questo, e ci vediamo direttamente nel riscaldamento e sentiamo un po' che cosa ci avrà da dire il nostro mister. A dopo ragazzi. Siete a posto? State bene? Tutto a posto? Bene. Allora, come avevamo detto in settimana, incontriamo una squadra che è esperta, perché ha 5-6 giocatori che hanno secondo me più di 30 anni e quindi sono esperti. Poi chiaramente anche loro avranno i loro giovani, per l'amor di Dio nessuno dice niente. Sono una squadra rognosa, tignosa, giocano 3-5-2, questo è quello che so io per come li ho visti giocare. Di sabato non abbiamo mai vinto e in casa non abbiamo sempre preso gol. Questo va cambiato, possibilmente, bisogna provare a fare meglio. Quindi bisogna provare intanto a non prendere gol, a essere bravi a non prendere gol. Poi dopo tutto il resto viene da sé, secondo me. E fare una partita di alto livello, cioè oggi bisogna giocare per fare benissimo. Se noi giochiamo sul ritmo, ritmo alto, intenso, giocate veloci, loro pagano. Nel contempo dobbiamo essere molto bravi a gestire le seconde palle, soprattutto sui lanci, perché loro hanno punte fisicamente impostate, quindi presumibilmente li cercheranno anche magari con la palla lunga, soprattutto se noi andiamo in pressione, loro giocheranno il gioco forte sulla palla lunga, e noi dobbiamo essere bravi sulla palla lunga a prenderla noi e andare sulle seconde palle.
ok? L'altra cosa che vi chiedo è di provare a fare le giocate che vi riescono, che quando vi riescono sono devastanti, ve l'ho già detto. Quindi bisogna provare a farle quelle giocate lì, ok? Solo così, eh. Prima di iniziare la partita però c'è una brutta notizia per l'MSP Calcio. Purtroppo il capitano Bertan poco prima di entrare in campo si è sentito male, ha vomitato e quindi non è in grado di disputare questa partita e quindi se ne torna a casa. L'MSP per questa decima giornata di campionato di promozione contro il Fossolo dovrà giocare in campo con 4 2003 e un 2004 a causa delle grandi assenze. Allora eccoci in campo, batterà sempre lui, Licciardo, che dà inizio a questa partita. Il Fossolo prova, il gioco da dietro, bello il lancio in avanti per Crisci, bellissimo assist, Crisci va avanti, Santaniello, dribbla, va Santaniello davanti al portiere! E subito, dopo neanche un minuto, il Fossolo passa in vantaggio, che gol di Santaniello, il grandissimo assist di Crisci. Chi purtroppo Mazzetti è scivolato ed è subito 1-0. Ancora il Fossolo in avanti. C'è il calcio d'angolo. Ma c'è Comastri. Sicuro. Palla in avanti. L'MSP deve riscattarsi dopo il brutto inizio. Allora c'è Samuel. Va avanti Samuel. Prova a passare in mezzo a due Samuel. E poi commette fallo secondo l'arbitro. Ancora possesso dell'MSP, ma sbaglia incredibilmente. Allora il numero 7 del Fossolo prova la conclusione, troppo lato, rimessa di Mazzetti, va avanti ma recupera subito il pallone del Fossolo. Ancora Crisci, che qualità questo giocatore, Crisci il tiro, salva il difensore. Samuel ha il pallone, prova a passarla ma subisce fallo. Rosso, ancora rimessa di Traina in avanti, prova Licciardo addirittura il cross in mezzo, c'è il colpo di testa di Luccarini. Traina mantiene il possesso, la passa Samuel, lancio in avanti di Samuel, De Martino riesce a prendere ma c'è Licciardo davanti al portiere, mamma mia, l'MSP vicino al gol ma purtroppo Licciardo ha tirato troppo su, è roba da amatori quella. Allora il Fossolo, bellissimo il colpo di tacco di Crisci, che giocatore, che esperienza ha. Poi il pallone viene buttato da Colacci, De Martino non riesce a prendere. Ancora palla per Crisci, che fa girare Wanty. Crisci prova il cross in mezzo per Santaniello! 2-0! Ma come gioca questa squadra? Crisci, Santaniello, intendono, da paura! 2-0 Fossolo! Ancora Crisci, tiene il pallone, ma poi lo perde, va Traina, prova a trainare la squadra. Poi va avanti ancora De Martino, ma esce il portiere e poi tiene il pallone, gesto scorretto a parte il portiere che viene giustamente punito da parte il direttore di gara. Eccolo qua il cartellino giallo. Va avanti alla fascia sinistra, De Martino prova il cross in mezzo, para. Lancio ancora in avanti, il Fossolo gioca così. Poi Wanty, la lancia in avanti per De Martino, c'è Licciardo da solo, Licciardo viene servito da solo ancora, e sbaglia la seconda volta, clamoroso, l'MSP ancora vicino al gol. Pirla, giocatore cade a terra e palla per Samuel, Samuel avanza scattante, poi la passa sulla fascia sinistra per Luccarini, è libero, Luccarini per Saltiro, viene deviato. Gioco veloce! E allora, calcio d'angolo, siamo alle sgoccioli del primo tempo, palla in mezzo, spazzata via da Dalmonte e l'arbitro fischia la fine di questo primo tempo. MSP 0, Fossolo 2. Tra l'altro, fatto molto interessante, Pierino era un ex giocatore del Fossolo, quindi Samuel sta sfidando la ex squadra di Pierino. Non ci siamo. Ci vuole del tè caldo, fa un po' freddo. Secondo me i giocatori sono un po', capito, freddati. Vediamo, vediamo nel secondo tempo. Andiamo tutti negli spogliatoi. Dai, bene ragazzi, fine primo tempo, Fossolo 2, MSP 0. Cosa è mancato all'MSP?
SP è mancato quasi tutto, Gabri, però diciamo che il Fossil ha fatto una gran partita. E quell'azione là te l'avresti messa? Quella lì sì, sicuramente. Purtroppo la tirata alla sua terra, bastava uno scavetto oppure provare a dribblare, perché ricordiamo che il portiere ha ammonito. Però vabbè, dai, noi siamo fiduciosi, almeno un pareggio riusciamo ad agganciare. Speriamo, anche un 3-2, Gabri. Dai, dai. Si può fare di più. Forza Monte. Oh, so! Cazzo! Vogliamo vedere un gol, eh? Doppietta, oh! Sam! Un gol! Cazzo! Di Sam, dai un gol, forza, non dire cazzo! Cazzo, sì, in grinta! Cazzo! No, non devi dire così! Non devi dire parolacce, sono anche i bambini che guardano qua, capito? E dopo l'inizio di questo siparietto molto simpatico, ricomincia la partita con il secondo tempo. Avanti sulla fascia sinistra, ancora prova a lanciarla in mezzo, ma viene deviata e allora arriva Luccarini, sempre lui in mezzo all'aria. Luccarini la passa a Bartolini, appena entrato Bartolini si lancia a terra, l'arbitro capisce che è una simulazione netta e non dà nessun calcio di rigore. Ancora in avanti Mazzetti con il mancino, c'è Di Martino in avanti, ma è fuori gioco. Poteva essere un'azione molto interessante per l'MSP. Lancio per De Martino che perde il pallone, subisce fallo, no, l'arbitro fa andare avanti e allora entra, la passa Santaniello, è da solo davanti al portiere, Santaniello per la tripletta, sempre lui il principe del Fossolo, Santaniello, il figlio dell'allenatore, prodigio, tripletta per lui e si porterà il pallone a casa. Ma qui probabilmente c'era un fallo che l'arbitro non ha visto. Buona. Prova l'MSP a reagire, anche se sul 3-0 è difficile. Palla rimane lì in mezzo all'area, devono gestirla bene. Ancora bellissimo il colpo di tacco per Mazzetti. Ancora Mazzetti la lancia, deviata. Palla in avanti, Traina in mezzo e svirgola il pallone qua. Potrebbe essere una bella occasione per l'MSP. Samuel, calcio d'angolo. Ancora sul secondo palo c'è il colpo di testa di Traina, salva Crisci, non solo in fase offensiva ma anche in fase difensiva, è fondamentale questo giocatore. Poi ancora Dal Monte in mezzo, Luccarini, a palla rimane lì, va Bartolini, calcio d'angolo, l'MSP spinge. Ancora ennesima azione, lancio bello col mancino, Di Martino non ci arriva di un pelo. No, ma come si fa? Cazzo, lunga la gamba, lunga. C'è molta nebbia. Samuel, il calcio di punizione. E qua esce la barriera. Probabilmente Samuel aveva già toccato il pallone, per questo l'arbitro non fa ribattere. L'arbitro non fischia un cazzo. Peggio di tagliamento. Ancora calcio d'angolo, questa volta batte Di Martino, bella in mezzo, la palla è per Samuel, svirgola il pallone. Cosa ha fatto Samuel? No, bastava spingerla dentro, quello che stava facendo, però non ci è arrivato. E qui i suoi fratelli, va bene. Lo supportano. Ancora il lancio per Bartolini, subentrato nel secondo tempo, Bartolini col numero 19, prova il tiro, niente di concreto. Dopo questo no, cazzo. Cioè, dopo questo noi possiamo andare a casa, cioè, non so. Ma cos'era? Che cazzo di tiro era? Ma cos'era? Ti vogliamo con Iormella. Dal Monte la passa per Luccarini, prova a gestire, c'è Samuel in mezzo, ma viene servito Bartolini in mezzo all'area. Bartolini entra e c'è il gol del 3-1. L'MSP ritorna in partita anche se c'è poco tempo, ma grandissima giocata di Bartolini. Questo vogliamo vedere, questo, dai, golazzo, che golazzo, mi ha annaffiato con l'ombrello, tremendo papà. Ancora in avanti con Bartolini, sempre lui, grande impatto la sua presenza. La passa dietro, c'è addirittura il tiro! Miracolo del portiere del Fossolo! L'MSP è vivo, si è svegliato un po' tardi, ma c'è ancora possibilità di rimonta. Bravo di sotto, bravo! Qui ancora De Martino, che batte il calcio d'angolo. Ha preso il posto di Samuel probabilmente. Di Martino anche lui sul secondo palo, il colpo di testa di Samuel! Attenzione, rischia di fare il colpaccio. E qui ormai finisce anche
primo minuto di recupero. E allora la partita si conclude così. MSP 1, Fossolo 3. Gli ultimi minuti, ma perché? Tra uno sotto la doccia. Fortuna oggi, vero? Per una volta che mi viene a vedere, dai, mannaggia. Portaci fortuna. Mi sa che è meglio che non vengo più. Ah, che dire, dovevamo vincere per svoltarla e fare la terza vittoria consecutiva, e poi abbiamo perso. Però partire pronti via senza il nostro capitano dietro in difesa, e quindi avere un grandissimo assente come lui pronte via ha fatto la differenza. Abbiamo avuto la sfortuna che abbiamo fatto un errore clamoroso, abbiamo preso subito quel primo gol e poi non siamo riusciti più ad ingranare nella maniera giusta. Peccato, perché erano tre punti oppure un punto fondamentale, potevano veramente svoltarci, e invece ci fermiamo a due risultati positivi per noi. Signora Giovannini, venga qua. L'ombrello posso metterlo via adesso. Allora, l'ho fatta venire in una giornata di pioggia, una giornata fredda, una giornata buia, di tutto e di più avete preso, per poi perdere. Come ha visto la partita? Allora, c'è poco da dire, il Fossolo ha giocato benissimo, anche voi avete giocato benissimo, però il Fossolo oggi almeno è stato superiore, per quanto io non possa capire molto di calcio, però sul finale sì, ci sono state delle belle giocate, alcune buttate, però adesso prossima partita, ragazzi, andiamo a giocare contro il Porretta di Goiormella, signori, quindi sarà una partita bellissima, cara Giovannini. In bocca al lupo al capo, speriamo che si riprenda, che non sia nulla di grave, che sia magari un virus passeggero, e quindi niente. E quindi, signori, quest'altra partita, quest'altra settimana è andata così. Il cammino è ancora lungo, adesso siamo a novembre, e poi il Ghana mi aspetta i mondiali, ragazzi, quindi ecco la notiziona che vi dovevo dire. Purtroppo non potrò continuare questo cammino con l'MSP fino a gennaio, perché sono stato convocato in nazionale col Ghana e insieme alle maglie vado anch'io. Quindi, ragazzi, per un po' non usciranno più episodi sull'MSP, ma usciranno appunto sul mio esordio col Ghana in mondiale. Mi raccomando, continuate a supportarci, continuate a supportare l'MSP, anche la mia pagina su Instagram, quindi follow, un commento qua sotto, fatemi sapere come ho giocato io quest'oggi e come ha giocato la squadra in generale e come sono andate le vostre partite. Detto questo, chiudiamo qui questo magnifico. Detto questo, ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio. Quindi bisogna provare intanto a non prendere gol, a essere bravi a non prendere gol. Poi dopo tutto il resto viene da sé, secondo me.